Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È buio, è tardi, però ci tenevo a fare questo video per aggiornarvi un po' su come sta andando la mia stagione 2024, quindi mettetevi comodi, allacciate le cinture e dopo la sigla iniziamo con questo breve racconto della mia stagione 2024. Prima di iniziare col video vero e proprio, solite ma fondamentali raccomandazioni che questa volta farò all'inizio del video, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, magari YouTube vi ha anche disiscritto, quindi controllate se siete ancora iscritti al canale, se non lo siete ancora fatelo, è gratis, non vi costa niente, per me fa una grande differenza. E se vi piace questo tipo di video e gli ultimi video che ho fatto quest'anno, mettete un bel mi piace per supportarmi al meglio e se proprio vi va seguitemi anche su Instagram. Detto questo, iniziamo con questo breve racconto. Ci tenevo a fare un po' un aggiornamento sulle mie gare, perché se guardate soltanto il mio canale YouTube sembra che io non abbia fatto gare quest'anno, ma invece non è così. Sono partito, come saprete se mi seguite su Instagram, dalla prima gara di stagione, un regionale a Nusenna, che è andato piuttosto bene. Era una gara per riprendere un po' il feeling con il cronometro, per vedere un po' amici, rivali, eccetera eccetera, quindi è stato un ottimo weekend in sella alla mia M29, quindi ancora la vecchia bici. Vi ricordo che adesso ho la nuova M1 di Intense. Comunque weekend è andato piuttosto bene, in gara ho avuto un calo di prestazioni dovuto comunque all'allenamento invernale, ma direi che tutto sommato è stato un weekend positivo. Dopo di quello sono andato a Losini per la prima tappa di AXS European Cup, quindi il circuito europeo per eccellenza. È stato un weekend difficile perché arrivavamo da un gran caldo in Italia, mentre invece appena sbarcati con la nave in Croazia c'è stato un bel abbassamento di temperatura, 10 gradi, nebbia, non sembrava neanche di essere sull'isola di Kres. E infatti il primo giorno di prove ha anche piovuto, infatti il venerdì mattina, anzi il giovedì sera, ha piovuto un bel po'. Il venerdì le prove sono iniziate a mezzogiorno dopo la track walk e ho preferito non iniziare a girare subito perché lì la pista è veramente scivolosa, come saprete anche voi, è piena zeppa di pietre, non c'è terra, anche se quest'anno l'avevano un po' modificata e addolcita. Quindi ho iniziato un po' tardi a girare, però tutto sommato sono state delle prove decenti. Ho comunque chiuso tutte le mie linee che volevo fare. Mentre il sabato, giornata di qualifiche, l'unico obiettivo era entrare in super finale. Non c'erano tantissimi partecipanti, il livello era comunque medio-alto, però sapevo che mi bastava un errore per rimanere fuori. Infatti ero comunque contento della mia run, mi sono qualificato per la super finale della domenica. Super finale che è andata piuttosto bene perché le prove della domenica sono riuscito ad aumentare un po' il gas, andavo bello veloce, ho seguito un po' la velocità di Andrea Buonanomi, che comunque ha fatto un ottimo weekend. E in gara poi in super finale ho concluso con un ottimo nono posto, comunque uno dei miei migliori piazzamenti in XS, quindi ero molto contento del mio weekend e di come ho approcciato la gara. Venivo da 2 anni dove ero soltanto caduto nelle prove oppure in qualifica, quindi ero contento di aver concluso un weekend con un bel nono posto e si tornava a casa comunque felici, con il morale alto, in attesa comunque della nuova bici. È passato un po' più di un mese tra allenamenti vari in bici e in palestra, sempre con la mia M29, finché finalmente è arrivata la M1, come tutti saprete, e la prima gara con la bici nuova è stata un disastro. Davvero, non si può descrivere in altro modo il weekend in Svizzera, a Lenzerheide, nella pista dove ho corso diverse volte in Coppa del Mondo, dove ho corso anche l'anno scorso. Pista accusata un po' dai rider per la sua poca sicurezza, sia in alcune linee e soprattutto fuori pista. E sicurezza e condizioni che non sono cambiate neanche per quest'anno, per la XS, non hanno addolcito assolutamente nessuna linea. E quindi il weekend è partito piuttosto male per via della pioggia e delle condizioni meteo. Un weekend davvero davvero inondato dall'acqua, ha piovuto tutti e 3 i giorni, anzi sabato e domenica anche grandinato. Quindi venerdì poche prove giusto per chiudere le linee viste nel track walk al mattino. Il sabato giornata di qualifiche, in realtà le condizioni erano migliorate parecchio, soprattutto intorno all'ora di pranzo, e mi sentivo anche abbastanza bene, dovevo soltanto aumentare il gas in alcuni punti, però nella maggior parte della pista mi sentivo piuttosto bene. Ma nella pausa pranzo, prima delle qualifiche, è venuto giù un nubifragio, ha anche grandinato fortissimo, si sono abbassate tantissimo le temperature, è venuto praticamente buio e sono salito in cammino via per la manche di qualifica un po' titubante, sinceramente ero abbastanza impaurito dalla pista e dalle sue condizioni. Andando in su si vedevano davvero dei rigoli d'acqua grossi scendere giù per la pista
e durante il riscaldamento ha di nuovo grandinato in partenza, quindi condizioni davvero pessime, e quindi per la mia sicurezza e perché non mi sentivo davvero confident di spingere, ho preferito partire e uscire. Non me ne vergogno, però a un certo punto della carriera penso che degli infortuni facciano piuttosto male, quindi preferisco non rischiare e avere qualcosa in più per la domenica o comunque per il proseguo della stagione, perché comunque la stagione è ancora lunga. Domenica però le condizioni non sono cambiate, al mattino hanno anche cambiato un pezzo di pista, cosa che non avevo mai visto sinceramente in tutti i miei anni di gare, e ha continuato a piovere. Eccoci qua, primo giro di prove della domenica, prima della gara, condizioni davvero pessime, piove, c'è nebbia, la pista è bella bagnata. Il kit c'è, Enduro davvero ha sempre delle chicche, scarpe full wet col gambale, pantaloni antiacqua, giacca antiacqua, guscio, guanti che tengono un po' di caldo ma sotto hanno lo stesso feeling di un guanto normale, quindi andiamo in guerra, adesso mi vedete tutto bello pulito, ci vediamo dopo e vediamo un po' come sono conciato. Eccoci qua, dopo solo una discesa, siamo a concimarci, però dai, le condizioni non sono malaccio, speriamo non smetta di piovere a sto punto perché sennò diventa tutto più colloso. Quando era molto liquido non era niente male, certo è un bel casino la pista, però vediamo un po' come va a fare la gara. E ha finito di piovere poco prima della manche di gara, cosa pessima perché sul bagnato sì, è molto difficile, la terra è veramente scivolosa, però quando smette di piovere la cosa peggiore sono le pietre, perché prima la pioggia lava le pietre e le radici, quindi le troviamo pulite mentre scendiamo e sappiamo più o meno come regolarci. Quando invece smette di piovere, quei pochi minuti dopo sono davvero la cosa più difficile di tutte, perché le pietre e le radici diventano ghiaccio e la terra diventa molto più collosa e sporca appunto le pietre e le radici. Quindi una manche di gara è andata piuttosto male, sono davvero deluso della mia performance, non lo nego. Però queste sono le gare, questo è stato un weekend no, da dimenticare. Quindi come avete visto sono andato poi a Pila ad allenarmi e lì ho davvero avuto delle ottime sensazioni, anche il passo era veramente ottimo. Lunedì ho fatto anche delle cronometrate insieme a Loris Revelli e Davide Cappello e i tempi erano davvero buoni, quindi ero super gasato per poi fare la gara di Coppa Italia a Madesimo. Prime prove del venerdì, andiamo a vedere un po' com'è la pista, super gasato. Gara che mi serviva per rientrare un po' nel ritmo gara, visto che avevo fatto praticamente una gara e mezzo, perché tutta la Croazia avevo soltanto un regionale a Nusenna e un weekend super negativo a Lenzeride. La pista di Madesimo poi è stata una sorpresa, in realtà non ci vedevo dal 2013, dal campionato italiano enduro, che tra l'altro ho vinto in categoria junior e avevo fatto quarto assoluto, era stato davvero un ottimo weekend che mi ricordo. Comunque pista top, non l'avevo mai fatta, piena di radici, molto molto impegnativa, niente era scontato e le sensazioni del primo giorno del venerdì erano ottime. Il ritmo non mi sembrava niente male e le linee che avevo scelto erano buone e il sabato poi durante il mattino ci ha graziato l'acqua, mentre invece è arrivata esattamente prima della nostra manche di gara, quindi pista del tutto nuova, scivolosissima. E anche lì la manche di qualifica è stata abbastanza un disastro, ero partito con fare una run abbastanza media, diciamo, non spingere troppo per non rischiare, però le cose sono sfuggite un po' di mano, ho purtroppo fatto due lunghi, uno subito dopo il wall ride, è stata un'esperienza pericolosissima, sul legno mi è scivolata la ruota dietro e mi sono veramente c***o, e un altro lungo invece prima di una piccola sezione in piano, quindi ho perso parecchio tempo. Da lì in poi la run è stata veramente un scendere giù e aspettare la domenica. Domenica che però non c'è stata perché hanno annullato la gara per le avverse condizioni meteo, quindi weekend anche questo da buttare sinceramente. Mi dispiace molto, però la stagione sta andando così. Sono comunque motivato a turn the things around. Sono comunque motivato a far girare le cose perché le sensazioni che ho avuto a Pila e comunque gli allenamenti fatti quest'inverno devono dare i loro frutti, quindi prossima gara, campionato italiano a Cortina, anche qua mai stato, se non nel 2007 a fare l'apripista perché ero ancora troppo piccolo per fare la gara, quindi la pista sarà totalmente diversa, vedremo come andrà. Di sicuro farò un race vlog per quel weekend, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto questo video e volete supportarmi mettete un bel mi piace, commentate e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Attenzione, P1 Simo Medici, P2 Francesco Colombo, terzo il mate, incredibile, davanti ad Alvin.
da ultimo a secondo. Mi hanno buttato fuori la prima curva. Ho sentito degli urli. Porca troia. Vaffanculo. Una merda. Non ti ho neanche toccato io. Bastardo. Ma mi avete chiuso contro il muro. Mi ha buttato fuori. Mi avete chiuso contro il muro la prima curva. Ero fermo davanti al muro. Fermo. Non ero. Dietro sì. Non ero io. Come no? Ma va tutti ha buttato c'era fuori. Lui. Davanti sei era lui. Bianco. Lui era davanti. Era lì. Io non l'ho toccato nessuno. Ma anche non ero io. Chi c'era dietro di me? Chi c'era dietro di me?